Ecco, ho lasciato le piscine e siamo andati in un altro posto. Abbiamo trovato un posto, un parcheggio bellissimo, si paga poco, 10 euro per 24 ore, che non è tanto. Poi siamo attaccati al corrente e adesso qua dovrebbe essere un lago. Praticamente questo è il posto. Questo lago mi sembra più grande. Dove siamo noi praticamente? Hier Standort. Standort. Wo Campingplatz ist. Sì, e noi dove dobbiamo andare? Tipo, dove si potrà fare il bagno qui, tipo. Dove c'è sta. E si va al lago. Lì c'è un altro parcheggio. Anche per i camper, però senza la corrente. Senza i servizi. Poco arriviamo al lago. Bel parco giochi. Sì. Ah sì, c'è anche il barbecue. Ma penso che l'ha messo qualcuno, l'hanno preso loro. Arrivati lago ragazzi. Ecco, anche di là è la spiaggia. E anche di là ho visto che c'era lì in lontananza. Bello però. Tanto di ristorante. Sì, molto animato questo posto, appena si trova sulla mappa, però davvero molto animato. Bellissimo posto questo, sinceramente. Però mi sembra che la spiaggia, questo lago è dall'altra parte. Non so qua cosa c'è, che sei fin qua. Ho visto che ci sono anche delle piscine qua intorno, da qualche parte. Bella trovata questo lago, questo laghetto. Noi dobbiamo arrivare là, quindi dobbiamo attraversare il bosco, che è la strada che passa di là per andare dove è la zona di balneazione. Poi c'è dall'altra parte ancora una spiaggia, quante papere qua. Bellissimo. Davvero siamo capitati bene in questo posto. E vicino dove abbiamo campato c'è un ristorante greco. Dimmi? Ah, eccole. Questi da. Mi seguono, Nils Holgersson. Che belle. Queste sono wok. Le wok. Interessante che appena si trova sulla cartina questo posto ed è molto animato, sembra davvero molto bello, mi piace. Quale? No, andiamo subito. Sì. Va bene, domani lo prendi quello, l'abbiamo dimenticato in camper, tanto. Vediamo oggi com'è, domani lo prendi. Come dicevo, pieno di locali, posto molto animato e pieno di turisti. Si sente spesso parlare anche qualcos'altro di tedesco. Qua ovviamente che è tutto ammenaggiato così, c'è una entrata, vediamo quanto sarà, però come vedete è bel posto, alberi, ombra c'è, questo è importante.
qua ci piano anche alla fine l'entrata si paga come alle piscine. Abbiamo pagato tutti quanti 10 euro. Pieno di gente. Ma mi sa che di quello che ho visto, non vorrei sbagliarmi, se dall'altra parte, però forse no. C'è anche dall'altra parte una spiaggia, forse quella è libera, forse, però si vede anche là una bella struttura. Ma sì, tanto ci sta. Beach volley, tutto, alberi, cheschetti, prendere da mangiare o da bere, insomma. Sicuramente sabbia. Come vi sembra, ragazzi? A me sinceramente piace un sacco. Poi forse l'acqua è fresca, bella fresca, però bel posto c'è, no? Un scivolo là. No, no. Bel posto. Il mio figlio è entrato. Bello, bello. Sì. Oh, è bella l'acqua, non è così com'è. Dai che prendiamo gli occhiali, o no? Bellissimo posto, davvero. Sembra che siamo in ferie, anzi siamo per fine settimana, ma sempre ferie sono, anche se corte. No, no, proprio molto, molto attrezzato questo parco, direi, per i bambini, con tanto di parco giochi, tanto di cose, tanti alberi, insomma, bello, bello. L'acqua è calda, sinceramente, abbiamo fatto il bagno, meglio della piscina, direi. La piscina era molto più fredda, quella olimpica si stava bene, però quelle altre, diciamo che erano più fredde, invece questa del lago, ottima temperatura. Eccoci, buongiorno di nuovo, svegliati, fatto la colazione, e adesso voglio far vedere, perché voglio fare una recensione anche per questo parcheggio, nell'applicazione Parking Fortnite, per dire qualcosa che manca, nei commenti, così altri che vengono sappiano di cosa si tratta, perché qua c'è il parcheggio fuori per 10 camper o qualcosa di più, visto che questo si è messo anche qua comunque, e c'è un prezzo, però con questo prezzo tu puoi usufruire, dentro qua c'è praticamente il campeggio del campeggio, che offre tanti servizi. Adesso vi faccio vedere, perché praticamente anche noi che siamo qua possiamo usufruire di questi servizi che ci sono qua dentro nel campeggio. Io vi faccio vedere, c'è la doccia, c'è la lavatrice, la lavastoviglie e tutto il resto. Comunque bel posto qua, davvero, non pensavo così animato. Questo campeggio devo dire che è molto attrezzato, alla fine anche le bombole, che è il camper che ha bisogno per il camper, delle bombole per il forno. Poi ci sono, con la roulotte, ci sono dei camper, questi che magari passano più tempo qua, se che fanno proprio le vacanze, una settimana o se no di più, ecco. Noi che siamo venuti solo per fine settimana siamo rimasti fuori. Qui ci sono delle tende. Ops, caduto il telefono. Comunque bel posto, quindi si può venire anche in tenda. Poi come vedete qua, spazi più ampi per i camper, tende, roulotte, c'è con tanto di parco giochi per i bambini,
tantissime cose che offre questo campeggio. Dentro non lo so quanto costa, però comunque fuori si paga 16 euro, però puoi usufruire, ti danno questa tesserina che paghi solo la cauzione e poi lo ridai indietro, ti danno la cauzione e fai la doccia gratis. Adesso voglio vedere se perché c'è il servizio della lavanderia, che puoi lavarti, c'è i vestiti, come lavatrice, poi c'è per la lavastoviglie. Vediamo se lì bisogna pagare qualcosina, ma non lo so, vediamo adesso. Ah, ecco, qua si possono fare i vestiti a gettone. Non lo so quanto costa, però comunque non penso che tanto, adesso non riesco a vedere quanto costa. E poi qua c'è, va bene, per stirare, questo è un po' per chi vuole stirare, però vabbè, è un po' rovinato, diciamo. Comunque qua si possono lavare i vestiti. Qua fuori, insomma, qua c'è acqua calda, acqua fredda, si possono lavare, usate. Ci sono più posti del genere qua, poi qua ci sono, qua sulla destra ci sono le docce, che ieri abbiamo fatto la doccia. Si appoggia questa tesserina e si entra, e per la doccia non si paga niente dentro, però per fare il bucato si deve mettere la monetina, ma comunque sì, non male anche per chi sta fuori al di campeggio, che magari uno se in viaggio da più tempo, diciamo che può lavare tranquillamente, come vedete qua. Parco giochi, poi la zona di tende, bello, terrazzato. Adesso faccio un giro in questo campeggio, non male. Immerso ovviamente nella natura, qua vicino quel laghetto che l'avete visto. Molto interessante. Poi qua ci sono anche specie di bungalow fatte dalle roulotte. Comunque sì, sinceramente non male per venire con la tenda, anche in roulotte, perché no, e in camper. Ho visto parecchi giovani. Ragazzini, insomma, in tenda, bella, con i ragazzi, insomma, bella vita. Qua posti abbastanza ampi, non male. Sì, comunque direi molti posti. C'è posto a gogo per le roulotte, per camper, per la tenda. Bella questa grande. Ci sono delle tende più grandi, più piccole. Anche là c'è qualcosa. Ah, specie di casette. Bungalow, qualcosa, però interessante. E anche qua, acqua saranno dei servizi, altri servizi sempre, bagni, robe varie. Comunque è molto bello che ci possiamo usufruire anche noi che siamo fuori di certi servizi, che non male. Poi ripeto, per chi è in viaggio che cambia il posto, no? Trova un parcheggio del genere, acqua, fai servizi al camper, poi se ha da lavare viene qua dentro, c'è la monetina per
lavatrice, per asciugatrice, quindi non male. Sì, questo è il posto, vedo che è abbastanza grande questo. Poi vedo che c'è posto per uscire con la bicicletta, andare in vari parchi e giochi per i bambini. Sì, qua si va su un parco gioco, su, insomma, un campeggio è messo nel bosco, che non male, sinceramente non male. Poi di fronte c'è un ristorante, c'è un paneficio appena all'entrata, tanti servizi davvero che trovi di tutto. Poi più avanti, non tanto lontano, per 2 minuti, avete visto il lago con tanto altro di locali, in un posto che sinceramente, se vai sulla cartina, appena lo vedi, ripeto, non mi sembra molto animato. E sinceramente mi è piaciuto tanto il lago. Anche oggi facciamo un giro, magari più tardi andiamo dall'altra parte, e spero bene, insomma, che vediamo come è fatto anche dall'altra parte. Poi adesso, per fare un confronto con il campeggio da Jesolo, dove siamo stati, anche lì quanto era? 17 euro al giorno, più la tassa di soggiorno, non so quanto era, qualche euro in più, però tipo la doccia non era gratis, lo dovevi pagare una monetina, non costava tanto, per carità, ve lo voglio dire, solo che insomma, poi non avevi, per dire, se avevi bisogno delle bombole non c'erano, chi avessi bisogno. E poi non lo so, insomma, qua è molto curato e i bagni non sono andato a farvi vedere, però vi posso garantire che è davvero molto curati. Poi c'è la possibilità per la famiglia, ci sono bagni per la famiglia, ecco, chi ha più figli, che non fa la fila, va dentro in un bagno di genere, e con la famiglia, insomma, 2 cabine da doccia, insomma, posto per... guardate questo mezzo, è arrivato lui, Morello. Questi sono davvero spettacoli. Questi sono quegli appartamenti a 4 ruote, davvero. Comunque sì, ancora stiamo qua, poi vediamo cosa facciamo. Poi di pomeriggio si torna a casa, che lunedì si riprende. Io ancora lunedì libero, come vi dicevo, guardiamo la cartina, che la nostra fabbrica ci hanno fatto, come ormai abituati da qualche anno, 2 giorni liberi all'anno pagati da loro, e ci hanno fatto fare un ponte, cioè venerdì libero e anche lunedì, ecco, che non male, direi. Ecco, ripeto, queste cose mi piacciono tanto. Per poter andare sia a piedi con la bicicletta è fantastico. C'è gente che corre, gente a spasso con i cani, bici, famiglie, si può andare tranquillamente. Bellissimo. Scoperto qui la casa fatta al contrario. Ah, che figata! Ce l'ho visto da qualche parte sulle curiosità pazzesche, così non sapevo che è qua.
Che pazzi. Ecco, siamo arrivati alla casa all'incontrario. Questo architetto ha sbagliato tutto. Che bella. Pensa. Che strano. Però dentro dicono che è tutto normale, cioè è fatta così. Che sì, pensa un po'. C'è ancora, è da finire forse dentro. Però strana. Adesso siamo su questo altro lato. Ieri abbiamo fatto il bagno di là, oggi di qua. Guardate che bello. Io adesso cosa dire, certo i tedeschi non hanno il mare, c'erano quelle del nord che speriamo di andare, ferie di agosto abbiamo in mente, ho visto che è molto bello, però guardate a tutti quelli che dicono che i tedeschi non hanno dove andare, ecco. Ci sono parecchi posti sinceramente, parecchi laghi, parecchie piscine, e sinceramente belli, bei posti. Poi per un bimbo che si gioca qua è fantastico, sabbia, tutto quello che vuoi. Certo, ripeto, non è il mare, non è la Sardegna, per carità, però sinceramente con adesso facendo il paragone con diciamo così il litorale veneziano, sinceramente, cioè a parte che io quando vivevo a Verona consigliavo a tutti di andare sul lago di Garda perché è meglio sinceramente rispetto alla, però niente, dai, non c'entrano i paragoni, è solo così per farvi vedere che anche i tedeschi hanno dove andare. E come? Cioè abbiamo anche il mini golf qua, che è molto carino, direi, come è fatto. Molto bel fatto, per piccoli e grandi. Adesso noi aspettiamo quella zattera là, che torniamo indietro con la zattera. Devo dire che qua da dietro ci sono anche delle piscine, che le ho viste. C'è davvero, c'è un bel posto con le piscine, non siamo stati dentro, però magari lasciamo per la prossima volta, che sicureremo sicuramente. Torneremo qua di sicuro, perché è davvero un bel posto per fare certe vacanze, anche fine settimana. Partenza con la zattera. Adesso andiamo dall'altra parte in zattera. Ecco che bello, bel giro facciamo. Hai visto? Li mangiano i pesci. Ecco. No, qua no, niente, figurati. È bello. Ecco, partiti.
bello fare pure il bello. Eccoci, adesso abbiamo mangiato e ci prepariamo ad andare verso casa, perché è weekend finito, quindi io ho ancora domani libero, però domani vado a fare dei servizi a camper, visto che c'è un libero, lo laverò, lo pulirò come si deve e niente. È stato davvero bello qua, altri mezzi che sempre li trovate nei campeggi e nei parcheggi dei camper. Quello che volevo dire adesso, dico signor Maurizio de Vivi Stoccarda, che lui dice che è molto interessato, però volebbe vedere se gli piace proprio a noleggiare un mezzo. Io gli consiglio comunque di guardarsi bene, poi bisogna vedere se in famiglia. Io consiglierei un mezzo come questi, abbastanza spaziosi, abbastanza grossi, hai tanta roba da mettere, da stivaggio. Se sei in due basta uno come nostro, anche con un figlio piccolo, magari adatto per quattro posti. Però con il noleggio cosa voglio dire? Che io guardato così, ho fatto una specie di preventivo e costa assai a noleggiare un camper, troppo secondo me, molto troppo, non lo so perché questi prezzi, però costa troppo, cioè per dirvi dal quanto era, perché c'era uno libero, insomma io ho provato a noleggiare uno tipo come il nostro ed era libero perché ad agosto non c'era più, era libero dal 28, non vorrei sbagliarmi, di agosto fino all'8 di settembre e volevano 1600 euro, che mi sembra tantissimo, che poi tu ti devi mettere la benzina, cioè il gasolio, quello che sia, e le altre spese che ce l'hai del parcheggio, c'è tanto,
tanto per noleggiare un mezzo, che sia grande o... se si vuole fare, a vedere se si gli piace, a fare sì, ci sta. Poi quello era... si potevano fare 500 chilometri, che 500 chilometri non sono tanti quando fai le ferie, non sono per niente tanti, ce le fai subito. Quello che voglio dire io, che al Maurizio, che lui diceva che pensa per quanto andrà in pensione, non pensare per quanto andrà in pensione, cioè anche là. È vero che i fine settimana sono corti e non c'è tanto tempo, però prendere uno di questi e andare 200 km di qua, 2 di là, 100, sembra che sei sempre in vacanza, almeno il fine settimana. Ed è bello, davvero. Per provare a spendere una cifra, una vacanza, ci sta. Però comunque non sai se ti piace, io non lo so, o ti accorgi subito, perché quando sali su un mezzo del genere e trovi un parcheggio bello, e non lo so, e ti metti e vedi che hai tutte le utenze come a casa, ok, gli spazi ristretti, però bellissimo, quindi ti viene voglia di... cioè io vi dico, noi adesso che andiamo via, perché dobbiamo tornare lunedì, scuola, tutto il resto, però ti viene da andare via da un'altra parte, come ieri siamo stati in un altro posto, oggi qua, e abbiamo scoperto, si scopre ogni volta che si va da una parte qualcosa di bello. Io direi di fare sforzo e prendere un bel mezzo e provare anche fine settimana e così, ma un mezzo che va anche per inverno, molto, un po' meglio del mio, e vedrai che roba che ti piacerà tanto. Lì sai che risparmi tanto, perché ok, se fai viaggi qua, anche se vai in Italia o ovunque, tu hai il tuo comfort, guardate che un bel comfort, ci sono dei mezzi che hanno un comfort incredibile, anche il nostro per quello che ci riguarda, e niente, e risparmi tanto. Poi puoi fare quando vuoi viaggi con aereo da qualche parte, perché no, però ci sono posti davvero che io senza camper adesso non so quando avrei mai arrivato qua, davvero. Io posso consigliare questo posto anche ai miei amici in giornata, ok, però se partono la mattina presto, perché ci sono 2 ore di strada, 2 qualcosa, e poi insomma torni alla sera, è bel posto, però insomma lo posso considerare. Se non avessi camper, non so se eravamo qua. Comunque io raccomando, guardate, per la famiglia qualcosa del genere, perché sono molto spaziosi, belli. 2 persone o anche 3 o 4, però con tetto a soffietto o qualcosa, pelino più grandi, e se non su quelli comfort garantato, c'hanno dei bagni e roba che, guarda, cucina, tutto il comfort che vuoi, tutto il comfort che vuoi. A noi piace tanto questo, possiamo parcheggiare dove vogliamo. Per più avanti pensiamo magari a un'altra cosa più altro, ecco, però per il momento è fantastico. E per aspettare pensione, no, non si aspetta, io non aspetterei la pensione, perché non vorrei dire oggi siamo, domani no, ci facciamo le corna, però bisogna godersi il momento, sinceramente. Quindi chi vuole prendere adesso, e lo usi quando poi vedrai che prendi gola appena lo usi, una volta ti viene, non ti viene più tornare. Sinceramente capisco quelli che vivono in camper e fanno dei viaggi, perché non ti viene più tornare, sinceramente. Ecco ragazzi, siamo tornati a casa, abbiamo passato un bel fine settimana, sinceramente, in scoperta di 2 laghi bellissimi, direi, bellissimi, direi. Raccomando con il cuore, questa regione, la più piccola della Germania, che si chiama Saarland,
Che de bella, sempre ci sorprende nel modo bello. Diciamo che siamo la seconda volta che andiamo in un'altra parte, è molto bella, ci piace. E purtroppo dobbiamo riprendere il nostro, la vita quotidiana, diciamo così, e va bene, però per il momento ci godiamo il fine settimana finché possiamo. Aspettiamo che arrivano le ferie, speriamo di fare belle ferie, vediamo come combinarle, perché in Romania si va, e però prima si va magari qua in Germania da qualche parte. C'era l'intenzione per Malaga, no? Poi non lo so, vediamo, perché sempre quando diciamo una cosa poi magari interviene qualcos'altro e quindi salta tutto, e non vorrei che saltasse tutto. Ecco, vediamo, comunque spero, e vi ringrazio soprattutto che mi guardate, mi seguite, continuate a farlo. Io vi porterò con me nel primo momento in Germania da qualche parte, posti che andiamo a vederli, questi posti dove siamo stati adesso, davvero bellissimi, l'ultimo lago soprattutto, anche il primo, no, non posso dire niente, davvero non me l'aspettavo. Guardate che quando abbiamo fatto la ricerca per andare, per vedere i laghi, manco si vedono così forte sulla cartina, e poi quando trovi là, quello che trovi davvero impressionante, e contenti siamo, soprattutto il piccolo. E niente, purtroppo o per fortuna dobbiamo riprendere la nostra vita quotidiana, e niente, fino al prossimo viaggio vi lascio, vi saluto, cin cin, prost, zubol. A tutti voi vi auguro sempre cose belle. Ci vediamo ai prossimi viaggi. Ciao!